il programma prevede adesso, appunto, siamo anche in tempo, abbiamo il tempo per fare quello che è da programma. Chiamo al tavolo per il foro, per tirare le somme su questi due giorni qui ad Acedio in Valle Maira, il giornalista Marco Zatterin della Stampa, il professor Barbera dell'Università degli Studi di Torino, Fabrizio Barca, e poi dovremmo avere, appunto, proprio chiedo conferme visive, alcuni deputati onorevoli, ovvero Matteo Bianchi, Fabiana Dadone, manca Rosa De Pasquale del Ministero dell'Istruzione, ma dovrebbe teoricamente essere sostituita da qualcuno. Ugo Parolo l'ho visto prima e quindi lo chiamo al tavolo. Il dottor Versace dell'agenzia, lo chiamo, sì, no, grazie. Lo chiamo al tavolo e ho dimenticato, al posto di Giuseppe Blasi del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali c'è una dottoressa. Perfetto. Quindi vi chiamo al tavolo. Io nel frattempo, mentre vi preparate, sedie ci sono per tutti, immagino. Ciao, benvenuto. Il collega ha già fatto un attimino il rapporto di ciò che è emerso questa mattina. Mi ricordi solo il nome, perché... Michela Fanelli, che è consigliera regionale del PD nel Molise, sindaco di un comune di area interna, quindi in duplice veste, poi mi sposto, faccio solo... Paolo Massari, al posto del direttore del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali abbiamo il dottor Ammassari. Allora, in questi due giorni sono emerse tanti spunti, tante sollecitazioni, tante riflessioni che possiamo fare, che dobbiamo fare. Io mi sono segnato chiaramente tante cose che non sto qui ad elencare. È emerso però trasversalmente, credo, a tutte le sessioni di lavoro un concetto di fondo. E il concetto di fondo che lascio a voi, ringraziandovi veramente per essere qui, quindi ringrazio tutti, perché abbiamo, appunto, dal Molise, dalla Lombardia, da Roma, abbiamo la deputata di casa, quindi direi che ringrazio l'onorevole Dadone. L'elemento che trasversalmente, diciamo così, nelle varie sessioni di lavoro è stato in qualche modo toccato, ce ne sono tanti, ma credo che uno sia fondamentale, e che su tutti i temi che riguardano i servizi o che riguardano le attività di sviluppo, abbiamo visto stamattina, è emerso, come dire, quell'elemento di alterità, di altra cosa, che sono le aree interne rispetto alle procedure, alle norme, alla consuetudine, scusate però diventa difficile, alla consuetudine delle politiche che vengono applicate a livello nazionale e che sui territori, così come sono applicate in modo regolare e metodico a livello nazionale, sul territorio non trovano l'adeguata risposta. Ho seguito per interesse anche personale la sessione sulla zootecnia, e lì emerge chiaro l'elemento che prevede i PSR, i vari PSR regionali, al di là della eterogenicità delle misure che vengono attivate dai vari PSR regionali, il fatto che non rispondono ad una richiesta. E noi non possiamo continuare, e deve emergere forte da questo forum, come è emerso l'anno scorso ad Agliano, io ricordo benissimo Fabrizio Barca dire, anche i fondi strutturali devono essere correlati uno con l'altro, perché non possiamo continuare a ragionare con parti stagni tra fondo sociale, FEASR e FESR, perché su un territorio come il nostro fare sviluppo vuol dire mettere insieme tutte le risorse, ma non solo le economiche, vuol dire mettere insieme le competenze, vuol dire mettere insieme gli strumenti. Qui abbiamo troppe risposte divise in comparti, separati uno dall'altro, che non si parlano,
E quindi non può essere una battaglia tutte le volte ragionare con la struttura che segue il PSR della Regione Piemonte in un modo, con quello che segue la Lombardia in un altro, con quello della Campania in un altro, il Molise in un altro. Non che deve essere fatto tutto uguale, chiaramente, ma ci devono essere la politica della SNAI o è assunta a livello centrale per dar forza a ciò che è alterità, per dar forza a ciò che è autenticità, per dar forza a ciò che è cosa diversa, o se no vediamo, e adesso ripeto, faccio l'esempio del PSR e chiudo, e l'abbiamo visto negli anni, milioni e milioni e milioni, e poi se aggiungiamo la politica, la PAC, quindi quello che accennava prima il collega, miliardi di euro che passano sui nostri territori, ma passano, cioè li vediamo, qualcuno li prende, in realtà probabilmente non le aziende che realmente avrebbero necessità, perché è troppo complesso, perché è troppo complicato, perché non ci arrivo, perché quello che chiedo io non è quello che mi imposta il PSR. Allora, se vogliamo fare cosa buona e giusta, da questo forum deve arrivare anche lo spunto per la futura programmazione e investire la politica che adesso va in mano e deve averla in mano, gli strumenti per andare a contrattare con Bruxelles, ma soprattutto ragionare a livello nazionale per mettere in mano alle amministrazioni locali, ai cittadini delle aree interne, alle attività delle aree interne, gli strumenti idonei, perché non abbiamo più treni da perdere. Lascio a voi, ve la gestite, immagino. Grazie molto, gli facciamo un applauso, dai. Allora, non solo non avete un treno da perdere, ma non avete neanche il treno. Questo, qui si arriva in macchina e area interna è un gioco di parole, questa è un'area esterna. Io mi presento, sono Marco Zatterin, sono il vice direttore della Stampa, sono straordinariamente felice di essere qui e non lo dico peraltro, ma perché essere qui per noi è indispensabile. Il giornale che stiamo facendo è un giornale che è innamorato delle radici nel suo territorio, che è il Nord-Ovest. Tutti i giorni abbiamo in prima pagina delle storie legate al territorio e la consapevolezza di questa direzione è che soltanto con delle radici forti sul territorio si può avere un albero abbastanza alto per guardare lontano e in giro si dice che noi facciamo bene gli esteri e le cose globali. Quindi Glocal come mai, felicissimo di essere in questa valle e di provare a condurre questo dibattito. Noi abbiamo un'ora, abbiamo 8 rappresentanti se li ho contati bene, 7 per 8, 56, state sotto i 6 minuti, proviamo a fare un secondo giro. Da quello che mi hanno raccontato è stato un buon dibattito, siamo in una fase in cui si cerca di cambiare la storia, io credo che anche voi tutti che rappresentate le aree interne potete provare a cambiare la storia e a fare quello che in Italia si fa molto poco, indipendentemente dal colore, dal credo religioso, dal colore della pelle, cioè parlarsi. Se voi cambierete la storia, se vi parlerete e i soldi che non sono a Bruxelles ma sono nelle regioni, perché sono le regioni che li portano in Italia, quindi non andate a Bruxelles a chiedere soldi, loro vi diranno andate negli enti locali, rompete i coglioni alla regione Piemonte, alla regione Lombardia perché i soldi, e tutte le vostre regioni perché i soldi li hanno loro, parlatevi e cambierete la storia. Fabrizio Barca qui alla mia sinistra mi ha promesso che in meno di 4 minuti dice le 4 cose importanti che suo avviso, che ha un po' coordinato ed è un po' il punto di riferimento per questa iniziativa, sono venute da ieri mattina in questo incontro, in questo luogo fantastico. Grazie. Grazie, così poi il numero dei minuti a disposizione degli altri, non che è la cosa importante tempo. Che vogliamo sentire, riassumo così il punto, è uno sviluppo di quello che ha detto adesso Roberto. 5 punti, strategia globale, questa strategia è il solo modo per fare cadere a terra i grandi obiettivi di sviluppo ecosostenibile, per rimuovere in modo integrato ostacoli che sono essi stessi integrati e che impediscono la capacità innovativa delle persone nei luoghi di venire fuori dell'interesse loro e della collettività. Secondo punto, resistenze e tempi. Le resistenze a questo metodo sono forti e hanno allungato i tempi dei processi. Il senso di giustizia e la coesione del metodo ha prodotto molta pazienza, senza la quale questa roba si sarebbe già fermata.
verso quei tempi lunghi. Bene, ma ora l'attuazione deve essere veloce, spumeggiante e visibile. Questo è il secondo messaggio che viene proprio corale anche dopo qualche bicchiere di vino. Scossa numero uno, prima scossa. Per farlo serve in primo luogo una scossa ai corpaccioni ministeriali. Quando al dunque si arroccano nel vecchio metodo cieco ai luoghi, anziché incoraggiare le decisioni, anziché incoraggiare le decisioni coraggiose, tipica quella della unificazione di presti scolastici in un solo, nuovo, moderno, pedagogicamente avanzato istituto, o una scossa al metodo dei bandi a stampino di Bruxelles che non rispondono ai fabbisogni. Scossa numero due. Serve che all'associazionismo strategico fra i comuni, questo messaggio viene fortissimo da tutti gli incontri, sia immediatamente sorretto da tecnostrutture a loro disposizione. Terza scossa e ultimo punto, ultimo messaggio che riassumo di quello che ho capito, sentito, serve che la partecipazione dei cittadini, che c'è stata più che in tante altre operazioni, ma che è inferiore a quella che volevamo che ci fosse. Molti non sanno quello che sta succedendo e se non lo sanno non possono metterci conoscenza e se non ci mettono conoscenza l'attuazione che finalmente parte non sarà ricca dei loro contributi. Non si tratta solo di ascolto, si tratta di portarli dentro a processi, stiamo parlando di aree di mediamente di 30.000 abitanti dove è possibile questa forma di partecipazione. Una scossa dunque ai corpaccioni ministeriali, una scossa che dia all'associazionismo tecnostruttura, una scossa che rafforzi il processo di partecipazione. Questo è quello che ho capito, questo è quello che vi metto sul tavolo, chi c'è stato avrà sentito anche altre cose e questo è quello che posso darvi. Grazie a Fabrizio Barca. Allora, ho pensato di organizzare i prossimi interventi mandando avanti la politica, che immagino solleverà delle domande, e poi dando la parola ai tecnici per vedere se riusciamo ad avere delle risposte. I politici li ho messi in ordine alfabetico, così mi ha chiesto la rete, e comincerei da Matteo Luigi Bianchi, che è della Lega, ma ha un lungo coinvolgimento nei comuni, è impegnato nell'ANCI, è strutturalmente legato al territorio. 5 minuti, cosa è funzionato, cosa non è funzionato. Matteo, grazie. Bene, grazie e buongiorno a tutti. Come giustamente ha detto, io ho la fortuna adesso di sedere alla Camera dei Deputati, ma sono semplicemente prestato alla politica nazionale perché ho questo lungo percorso da amministratore locale e da sindaco del mio comune, che non è un comune di area interna, ma un piccolo comune. E ho avuto la fortuna di intraprendere una conoscenza diretta della strategia di aree interne grazie appunto al mio ruolo in ANCI. Sinceramente io non conoscevo appieno le potenzialità e la caratterizzazione di questa strategia che stiamo discutendo in questi due giorni. E quello che ho potuto imparare è che dietro questa possibilità c'è veramente una visione che arriva dal basso, che deve caratterizzare il futuro prossimo dei territori che i nostri amministratori, i nostri sindaci amministrano, ed è una sorta di elevazione del ruolo del sindaco. Si parla tanto di dignità dell'amministratore locale, di problematiche che tutti quanti noi viviamo quotidianamente. Ecco, il tema della strategia di aree interne è qualcosa che sicuramente eleva la possibilità dei singoli sindaci, mettendosi insieme, cercando di cooperare, discutere, dibattere anche con gli organismi straordinati rispetto al futuro dei propri territori, come vorranno vedere i territori nel futuro che verrà. E io credo che principalmente questa possibilità che viene data ai sindaci delle aree interne debba essere caratterizzata principalmente sul tema di come evitare lo spopolamento. Queste aree interne hanno principalmente la problematica di vedere soprattutto i giovani lasciare questi territori, perché le aree metropolitane delle nostre regioni fagocitano, attraggono molto di più, sono molto più dinamiche, offrono molte più opportunità. È chiaro ed evidente che la strategia e le strategie di aree interne non possono limitarsi semplicemente ad avere una visione su dove fare una nuova scuola, dove fare un nuovo asilo, perché è evidente che se non rimangono le persone su questi territori, se non si creano opportunità anche di lavoro affinché queste persone rimangano su questi territori, le
le scuole, gli asili e le altre infrastrutture le faremmo semplicemente per le caprette piuttosto che per gli orsi in via di estinzione anch'essi. Quindi credo che questo sia principalmente la tematica da prendere in considerazione quando un sindaco deve approcciarsi verso una visione di questa strategia. E da qui il tema del governo che verrà. È evidente che è stato fatto un buon lavoro su questa tematica nel corso del passato e quindi bisogna continuare a perseguire gli sforzi che sono stati fatti dal governo uscente con però l'accortezza di tentare di affrontare alcune problematiche che è evidente che sul percorso sono state trovate. La prima problematica è quella di tentare di snellire e velocizzare quelle che sono le procedure che portano poi alla firma degli APQ. E io credo che se è vero che il ruolo della SNAI è assolutamente importante, credo anche che però bisogna fare attenzione a tentare di centralizzare tutto quanto sull'agenzia, in quanto abbiamo così nel corso del passato tantissimi esempi di negatività rispetto alla centralizzazione dei sistemi. Io credo che la SNAI debba inquadrare a livello generale la strategia e lasciare la libertà ai territori e soprattutto alle regioni di affrontare il problema nel migliore delle ipotesi, nel sistema migliore che ritengono per i propri territori. Credo tuttavia che è evidente che ci sono delle regioni che funzionano meglio e delle regioni che funzionano meno bene. Ecco, lì forse bisognerà, in un'ottica diciamo così di mutuo soccorso, tentare di dare una mano a quelle regioni che magari fanno più fatica a stare al passo con le regioni un po' più virtuose e più veloci. Il tema di Bruxelles, tematica assolutamente importante, sia il Comitato delle Regioni sia a livello di Commissione Europea purtroppo si è parlato tantissimo di agenda urbana, di aree metropolitane eccetera, e troppo poco di aree rurali e di aree interne di piccoli comuni. Ecco, credo che Bruxelles non possa più prescindere da questo tipo di approccio e il governo italiano che verrà, appunto per la particolarità di tutto il nostro territorio nazionale, dovrà porre sulla politica all'interno della politica europea questa tematica in maniera assolutamente importante, anche e soprattutto con la preoccupazione legata al tema della riduzione delle politiche di coesione che angosciano un po' tutti quanti e soprattutto noi in Italia che abbiamo queste aree che tanto dovrebbero beneficiare di fondi di politica di coesione e che appunto denotano preoccupazione. Senza fretta ma senza sosta, tipico concetto montanaro, invito appunto tutti quanti ad andare avanti con gli sforzi che abbiamo perseguito fino adesso. Grazie. Bravissimo. Un applauso perché ha rispettato i tempi. Ogni volta che sento dire Bruxelles deve fare qualche cosa, colgo l'occasione per ricordarvi che Bruxelles siamo noi, nel senso sono i nostri parlamentari, sono i nostri governi, sono i nostri rappresentanti. Quindi non esiste un pazzo Bruxelles che decide di fare le cose. Bruxelles siamo noi e Bruxelles cambierà, l'Unione Europea cambierà se noi sapremo farla cambiare, se saremo abbastanza bravi. Io direi, niente applausi, perdiamo tempo. Andiamo avanti in ordine alfabetico. Fabiana Dadone, 5 Stelle, la domanda è la stessa. La cosa più bella che è emersa, la cosa più significativa che è emersa in questi due giorni e la cosa che invece è rimasta ancora incompiuta, la domanda che non ha risposta. Beh, grazie innanzitutto dell'invito. Io da poco tempo che mi sono approcciata a questo argomento, per 5 anni ho seguito tutto un altro genere di commissione e devo dire che ho scoperto un mondo bellissimo. La strategia è una visione di mondo ottimale, come è stata definita nella strategia proprio qui della Valmaira, è un ritorno al futuro, è una visione di mondo che va sicuramente seguita soprattutto per il nostro territorio, che però incontra dei limiti oggettivi di cui insomma accennerò nella seconda parte dell'intervento. Visto che l'Europa siamo noi ma l'Italia siamo anche noi, vorrei dirvi che cosa siamo riusciti a fare da opposizione chiaramente in questi 5 anni passati di legislatura. Siamo riusciti a far approvare la legge sui piccoli borghi, la 158 del 2017,
erano 5 legislature che era ferma, e invece siamo riusciti a portarla a conclusione, chiaramente con un lavoro di discussione con la maggioranza molto approfondito, che ha chiesto di dibattiti, ha usufruito dell'aiuto delle associazioni, quindi associazioni piccoli comuni italiani, dell'UNCEM, e quindi si è partiti dai territori per riuscire a portare a casa questa legge. E che cosa prevede? Il sostegno e la valorizzazione dei comuni sotto i 5.000 abitanti, ma legando il concetto di marginalità al declino socio-economico, perché altrimenti quelle che appaiono ingenti risorse, che sono i 100 milioni di euro stanziati dalla legge su 6 anni, sarebbero potuti finire poi a pioggia anche su comuni che hanno invece un indotto economico e turistico di un certo rilievo. Non è chiaramente la legge migliore del mondo, perché si è dovuta farla scendendo a compromessi, perché 100 milioni sembrano molti ma in realtà sono pochi, sapendo soprattutto che i piccoli comuni sono la maggior parte dei comuni italiani. A noi sarebbe piaciuto riuscire a finanziare dei progetti di ampio respiro, delle strategie che portano effettivamente a ripopolare i borghi a distanza di anni. Si è preferito, insomma, prevedere dei finanziamenti, diciamo così, a pioggia, però credo che sia stato un ottimo contenitore normativo, quantomeno per segnare una linea di partenza, come pure insomma gli emendamenti che siamo riusciti ad approvare nel DL Turismo, che è riuscito a portare ad estendere tutte quelle che erano le visioni di quel DL legate soltanto all'area del sud, alle aree interne, e nella stabilità 2016 a stanziare 3 milioni di euro per i cammini montani, i cammini che valorizzano i paesaggi del nostro territorio. Beneficiari sono stati messi dei criteri come i comuni in dissesto idrogeologico, un significativo decremento della popolazione, l'inadeguatezza dei servizi essenziali e la distanza dai centri. È un contenitore chiaramente molto, molto importante. L'auspicio è che in questa legislatura, avendo cambiato la posizione insomma da opposizione a maggioranza, riusciremo a dare seguito ai decreti attuativi, che purtroppo invece sono rimasti fermi nelle stanze del Ministero. Quindi questo è sicuramente un profilo critico, perché capita spesso, le leggi sono belle, le si fanno con le associazioni, si riescono a fare audizioni, si portano a conclusione e poi i decreti attuativi tengono tutto bloccato. Quindi insomma l'auspicio di riuscire a investire ulteriori risorse e a continuare a parlare di argomenti come questo. Lati negativi, ce ne sono lati negativi critici della strategia, più che altro i tempi incerti. Io so che proprio in questa zona per riuscire ad arrivare alla fase attuativa ci sono voluti quasi 4 anni, quindi di fatto 4 anni per concludere l'iter progettuale sono tanti. Bisognerebbe riuscire a snellire i tempi, bisognerebbe riuscire ad avere anche il discorso della flessibilità delle risorse, perché se da un lato quelle per i servizi sono flessibili, l'operatività è più ridotta invece per le risorse legate allo sviluppo. Quindi su questo c'è da lavorare. Un problema concreto che è sotto gli occhi di tutti, soprattutto per chi vive questa vallata, perché noi poi facciamo grandi ragionamenti, poi ci perdiamo purtroppo sui problemi più concreti. La strada qua di Elva è troppo. Io ho fatto l'interrogazione parlamentare 2 anni fa per segnalare che era bloccata, i comitati cittadini mi hanno sollevato l'argomento, abbiamo fatto serate. La risposta all'interrogazione è stata sì, ma è competenza della provincia, se ne deve occupare la provincia. Questo è per dire che quando si fanno insomma i progetti di ampio respiro, bisogna poi anche guardare alle politiche di tagli lineari che purtroppo in questi anni sono stati fatti. Una su tutte è quella che ha tagliato le risorse alle province, e poi ci troviamo insomma le strade che non riescono ad ottenere finanziamenti, quindi tengono bloccati 2 borghi, e i tagli lineari ai servizi degli uffici postali, perché comunque avere un ufficio postale in un borgo significa avere un presidio anche per, insomma, per i cittadini, per riuscire ad avere il minimo sindacale, cioè ricevere la posta. E tanto lavoro è stato fatto, però insomma diciamo che le politiche dei tagli lineari sembrano non andare proprio sulla linea di questa strategia. Resta il fatto che invece bisognerebbe lavorare ulteriormente per riuscire a eliminare quelle che sono le problematiche. Mi è stato detto anche che i progetti che sono stati scritti sono partiti dal basso, e credo che questo sia uno splendido esempio di democrazia che va portato avanti, perché la politica si attiva molto quando i cittadini attenzionano molto i problemi e lavorano molto sui problemi. Grazie.
Allora do la parola adesso a Micaela Fanelli, che è consigliere regionale del Molise. Nelle mie note tra parentesi c'è scritto PD, nonostante tutto credo che sia Partito Democratico e non la provincia di Padova. Con voi. Però se continua così, Micaela Fanelli, che è anche referente per le aree interne. 5 minuti, i pro e i contro, grazie. Ovviamente escludendo la battuta, perché ce ne vorrebbero una mezz'ora o qualcosa in più, quindi vado direttamente sul tema. Il forum con cui ci cimentiamo è, mi piace dirlo così, un forum con cui mettiamo l'accento. Mi viene in mente così perché è partita dalla prima parola che lei ha detto, alterità, che può essere considerata un po' una chiave di lettura positiva, ma anche una cosa con cui fare molta attenzione. Però con questo accento mi piace sottolineare 7-8 parole che vorrei riportare a sintesi rispetto ai lavori di questi giorni, ma soprattutto ai lavori di questi anni, che ho il piacere e il privilegio di poter testimoniare in vari ruoli, in varie difficoltà, ma in molti privilegi, in molte bellezze, molte qualità. Il primo, consentitemi di dire, grazie a questa comunità, che è diventata una comunità, che lo era, che forse non lo sapeva, a Sabrina Lucatelli, al comitato, a tutti voi, agli amministratori, al territorio, a Fabrizio Barca. Una comunità che parla con sincerità e lucidità. Lo fa negli anni, lo fa nei mesi e l'ha fatto in questi 2 giorni. Sincerità e lucidità non sono 2 cose scontate. Non sono 2 cose perché implicano una visione, una strategia, uno sguardo lungo e anche la capacità di dirselo onestamente, forse come sono le radici e la bellezza delle aree interne. Lo facciamo qui, lo facciamo sempre, lo facciamo quando litighiamo sulle strategie, lo dobbiamo fare ancora di più. Lo dobbiamo fare ancora di più. La seconda parola con l'accento, per mettere l'accento, continuità. Viviamo un momento in cui l'unica parola che sembra che funzioni bene è cambiamento. Il cambiamento è bello, importante, soprattutto se ci aggiungi qualcosa dopo. Però per alcune cose funziona la continuità istituzionale. Sulla strategia deve funzionare la continuità istituzionale. Ha detto benissimo Matteo Bianchi. Ha detto benissimo Matteo Bianchi. Ha funzionato. Ha funzionato. L'impostazione strategica di 4 governi ha funzionato. Abbiamo cominciato a lavorare tanto tempo fa. Ha cominciato a fare Fabrizio. E ha funzionato perché senza che ci fosse interruzione nella visione c'è stato un livello istituzionale, tante persone, tanto coraggio, tanto territorio che hanno continuato a dire che serviva incredibilmente. E questa cosa è diventata, ringrazio da ultimo, gli ultimi che l'hanno portata avanti, non perché gli altri non siano importanti, anche Claudio De Vincenti e Enrico Borghi, che hanno voluto pervicacemente, con testardaggine, continuare a portare avanti. E ora serve passare il testimone, io lo passo molto volentieri dalla mia parte politica. Lo passo molto volentieri perché questa continuità deve superare tutto il resto. Io sono convinta che il futuro governo lo farà bene. E sono convinta perché veniamo prima, dopo, saremo domani, come queste valli. E voglio ringraziare chi ci ospita. Ancora una volta questa comunità ci rende possibile vivere un posto stupendo. E in questo noi saremo capaci di andare avanti, collegandolo all'Europa, perché la funzione di coesione territoriale non è una questione che riguarda soltanto le fratture locali. Le periferie con i centri città, come ci ricorda Fabrizio, le comunità rurali con le città stesse, intermedie. Non è una cosa che riguarda nord-sud e fatemi dire l'altra cosa politica importante. Guardate! Essere d'accordo alla SNAI significa essere d'accordo su una filosofia di fondo che si deve trovare nei contratti, nelle costituzioni, nelle visioni, che è quella che noi lavoriamo per le povertà, l'altro accento fondamentale, per ridurre le disuguaglianze. Questa cosa sta nell'articolo 3, secondo comma della Costituzione, nel 117, quinto comma, ma sta nella missione con cui noi lavoriamo per questo territorio, per gli altri territori. E se è così, non si può essere d'accordo alla coesione in Europa e non essere d'accordo alla SNAI qui e non essere d'accordo al riequilibrio nord-sud. Fanno parte della stessa famiglia di concetti, di visione del mondo e ci sono sulla SNAI e se io non ne trovo traccia nei documenti politici con cui viene un governo non la vedo come un limite, la vedo come uno sprono con cui insieme da qui dobbiamo far rilanciare una richiesta al Parlamento, al governo che verrà. E in questo è il ruolo serio dell'opposizione. Sono convinta, l'ha detto Matteo, bene, che in questo ce lo giochiamo. Ce lo giochiamo sulle leggi di stabilità, l'accento che hanno finanziato i nostri governi. Mi dispiace dirlo anche la legge sui piccoli comuni, il ringrazio Realacci, tutto il lavoro che abbiamo fatto sulle cose con cui davano una strategia.
una visione che non era il piccolo finanziamento a pioggia, non è quella cosa lì, non ci interessa. Non ci interessa come ANCI, non ci interessa come visione, non ci interessa nella SNAI. E che quindi se le due cose vanno bene, fa bene il comitato, fanno bene i regolamenti che verranno il 29 e il 30 a prevedere l'integrazione, il quarto punto delle strategie, abbiamo bisogno di mantenere la PAC, il secondo pilastro, abbiamo bisogno di fare queste lotte in tutte le sedi, in tutte le filiere. L'Italia, altro richiamo al governo che verrà, deve saperlo fare bene. Abbiamo bisogno di un governo che faccia questo negoziato per portare a casa queste cose. Con fiducia pensiamo che succederà. E abbiamo bisogno di velocità e semplicità, su questo non mi soffermo. La velocità diventa federazione, rilanciamola, crediamoci, e diventa affiancamento sui territori, qualcosa su questo l'abbiamo sbagliato, e diventa necessità di commitment politico forte a chi verrà in tutti i ruoli, il MIUR. Dovrebbe essere la visione culturale con cui asseconda tutto il resto, invece troviamo lì il ganglio principale delle nostre, dei nostri ritardi. E allora se tutto questo viene, e viene bene, noi abbiamo un grande lavoro da fare, ancora più di prima, ognuno per quello che ci ha messo e creduto in questi anni e perché continuerà a metterlo in tutti i livelli di governo, in tutte le funzioni che potrò e fieramente dalla mia parte politica. Sono convinto che lavoreremo bene con molti di noi, molti di voi. Noi non ci ricordiamo di quale appartenenza siamo. Con Matteo ci dobbiamo sedere nei posti diversi al Comitato delle Regioni, poi anche noi abbiamo delle divergenze per carità, ma su questo non conosciamo differenze. Per quello che sono fiduciosa, perché continua ad essere, chiudo, una comunità. Ultimo accento, qualità. Abbiamo bisogno di un salto di qualità, abbiamo bisogno di essere ancora più ambiziosi nei soldi, nella coesione, nella nostra visione, nel non arrenderci. Solo una citazione sulla mia area, io continuo a non arrendermi, ho chiuso il preliminare, ho chiuso la strategia definitiva, ma ho ancora una distanza enorme fra quella che era la visione per gli intoppi burocratici e quello che sto facendo. Io faccio un borgo del benessere per la terza età, perché la solidarietà e la coesione in un borgo diroccato del Mille continua a essere bellezza, perché riesce a mettere insieme anziani e occupazione, perché su questo mi gioco la scommessa dei borghi della salute, che può essere una scommessa di molte aree interne, una visione diversa di RSA, che non sono delle case chiuse, dei muri di cemento, sono una roba che deve vivere e la possiamo fare solo noi. E lo dirò alla Commissione Salute, lo dirò al Ministero della Salute, lo diremo insieme, è quello che proveremo a fare per rendere anche da questo punto di vista la SNAI viva. Chiudo quindi, salto di qualità, ho fatto solo un esempio, ma salto di qualità significa anche qualità di leadership. Essere leader non significa imporre, non significa imporsi, ma possedere la qualità di meritarsi la stima degli altri sul campo. Ecco, io credo la SNAI l'abbia fatta e lo stia facendo. Auguri a noi. Grazie, grazie a Micaela Famelli e Ugo Parolo, anche lui della Lega. 5 minuti, cosa va bene e cosa bisogna fare ancora? Arriva. Non vorrei distruggere il microfono prima di iniziare. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, complimenti per questo forum che vedo... che ha segnato un successo importante, non avevo dubbi. Io sono stato amministratore regionale per 5 anni, per chi non mi conosce, avevo una delega in Regione Lombardia alle politiche per la montagna e mi sono trovato incidentalmente ad accompagnare tutto il percorso delle aree interne in questi ultimi 5 anni nella mia regione. E quindi posso dirvi che le ho vissute in maniera diretta, con tutti gli aspetti positivi, e sono tanti sicuramente, e anche con tutti i problemi che ci trasciniamo. E voglio essere molto franco innanzitutto nel riconoscere che questa idea, questo progetto è sicuramente un'idea da un certo punto di vista geniale, è un'idea coraggiosa, è assolutamente innovativa, perché ha rovesciato il tavolo rispetto alle modalità con cui fino a ieri i territori, soprattutto questi territori, erano abituati a lavorare. Dicevo prima con una battuta alla mia collega del Movimento 5 Stelle che è un po' come il governo che sta nascendo, innovativo e coraggioso e quindi rischioso.
E in effetti i rischi corsi sono stati tanti e non tutti sono superati. Vi dico con molto rammarico che ho iniziato il mio mandato in Regione Lombardia proprio con il percorso delle aree interne e ho finito il mio mandato sostanzialmente senza vedere un'opera realizzata o un servizio attuato, pur essendo state le aree interne che abbiamo avuto, diciamo, l'onore di coordinare, le prime a livello nazionale ad essere autorizzate. E questo la dice già lunga, e questa è l'amarezza che credo accompagni anche Sabrina Locatelli, il comitato, l'agenzia, Fabrizio Barca, che ha avuto l'idea iniziale di avviare questo percorso. E quindi questi sono gli elementi che credo i sindaci che sono qui, gli amministratori che sono qui conoscono bene. Il mondo reale non può permettersi questi tempi. Cioè quello che abbiamo progettato 5 anni fa rischia già di non essere più attuale. Rischiamo di perdere credibilità perché agli studenti che avevamo promesso che avremmo avviato dei percorsi integrativi e migliorativi 3 anni fa, ad oggi non abbiamo ancora dato niente. Nel frattempo quegli studenti sono... magari hanno già che finito alcuni la scuola dell'obbligo, hanno già terminato la scuola dell'obbligo. Per cui queste sono le problematiche. Come risolvere? Perché succede questo? Io mi sono fatto un'idea. Il primo riguarda i territori, a mio modo di vedere. Territori che sono stati abituati dal centralismo ad essere sempre più impoveriti, ad essere più governati dall'alto. Cosa possiamo chiedere a dei sindaci che fino a ieri ricevevano i finanziamenti già finalizzati, che usavano i soldi strutturali europei in base a bandi che sono predefiniti dall'alto, e quindi o prendere quei soldi o non prenderli, indipendentemente dalla necessità effettiva o dallo sviluppo che poi quei soldi garantiscono. E quando a questi sindaci, a questi amministratori abbiamo detto decidete voi, noi vi accompagniamo, abbiamo trovato un grande imbarazzo, perché come decidiamo, cosa decidiamo, come facciamo? E questo è il cambio culturale, è la vera scommessa, secondo me, che le aree interne devono comunque portare avanti, perché è la strada giusta quella di far ricrescere una cultura che parte dal basso, di crescita e di scelta dei territori. Poi c'è l'aspetto che invece è l'altra faccia della medaglia, che è quello delle regioni. Metto le regioni, visto che sono stato amministratore regionale, in prima fila, e quello centrale, dove spesso la burocrazia non è in grado di interloquire con le esigenze del territorio, dove spesso la burocrazia si fa la guerra per questioni, dobbiamo dircelo Fabrizio, per questioni di prestigio interno. Il problema dello sviluppo della scuola che deve iniziare è l'ultima delle questioni per certi uffici, e queste cose vanificano gli sforzi che invece altri, permettetemi il termine, burocrati, mettendoci del proprio, mettendoci l'anima, stanno tentando di portare avanti. Allora qui la politica deve entrare in gioco, a mio modo di vedere. E quindi è vero che il prossimo governo è chiamato a fare delle scelte importantissime anche per quel che riguarda le aree interne. Siamo, non dico in mezzo al guado, un po' più in là, siamo quasi sulla riva dall'altra parte, però non siamo ancora fuori dal fiume. Rischiamo di annegare se non facciamo una scelta importante. E la connessione politica, apparato burocratico deve diventare molto forte, ma deve diventare strutturale indipendentemente dalle persone che ricoprono l'incarico politico. Ho chiuso. Ci vuole una copertura legislativa rispetto a questo percorso. Quella che è stata un'idea, una strategia basata sulla buona volontà, se la crediamo importante, deve diventare una norma, deve avere un rango di legge
che attraverso l'intervento dello Stato, che deve dare i criteri generali, consenta poi alle regioni e ai territori di avere quella copertura anche nei confronti di chi non crede in questa strategia, e quindi quella possibilità di attuare fino in fondo un percorso che è assolutamente importante e probabilmente l'unico che possiamo veramente proporre in termini di sviluppi a questi territori. Ecco, grande attenzione ai tempi, grande attenzione al fare. Entriamo nella seconda parte di questo nostro breve incontro, sentendo quelli che osservano le cose e quelli che le fanno, quindi andando sempre in ordine, io darei la parola al professor Barbera dell'Università degli Studi di Torino, il Collegio Carlo Alberto, che è un gran bel collegio, una gran bella istituzione. Anche qui 5 minuti, abbiamo ascoltato la politica. La politica è ancora una buona parola, nonostante tutto. Abbiamo ascoltato i rappresentanti delle Camere. Che cosa possiamo dir loro? Sì. Beh, allora, io sono stato invitato qui con un mandato da parte di Sabrina, insomma, per andare contropelo, dire quello che non funziona, come migliorarlo. Va bene, proverò a farlo, ma una premessa. Insomma, ricordiamoci di cosa stiamo parlando. È emerso, ma io lo voglio dire con tutta la forza possibile, la strategia è probabilmente l'azione pubblica più innovativa, coraggiosa e intelligente degli ultimi anni. Insomma, voi siete la meglio gioventù. Non è una battaglia di retroguardia, ma è una strategia orientata al futuro, basata su una lettura complessa del policentrismo territoriale italiano, delle sue specificità, che costruisce, sperimenta, rischiando quindi, innovazione, governance e partecipazione. La domanda vera è: perché la SNAI non è egemonica? Lo diceva anche Roberto nel suo intervento. Perché il PSR non copia la SNAI? Perché le altre politiche non copiano la SNAI? E questo è il punto. Perché non facciamo egemonia? Secondo, come possiamo quindi costruire l'egemonia politica e culturale della strategia in Italia e come possiamo migliorarla? Allora, la burocrazia, va bene, dirò poco su questo, credo che ci siano dei limiti strutturali che possono essere superati solo attraverso, insomma, grimaldello dall'alto. Una via, la via che voglio, e poi d'altro, come dire, la partecipazione richiede tempo, insomma, dobbiamo accettarlo, è così, scovare gli innovatori, trovare le idee, sperimentare richiede tempo. È vero però che spesso i tempi della politica, i tempi delle aspettative degli attori dei territori, insomma, cozzano, e quindi qualcosa bisogna fare. Cosa si può fare? Un suggerimento modesto: il ruolo dei capitali privati, costruire una seconda gamba per la strategia reinterne. Microcredito, innovazione sociale, finanza etica, finanza agevolata, c'è un mondo di capitali, soldi ce ne sono tanti in giro, ce ne sono proprio tanti, che hanno un interesse di mercato per le aree interne. Questo la strategia lo sa, ce l'ha sempre detto, le aree interne sono un modello di sviluppo sostenibile. C'è una domanda di aree interne, c'è una domanda di montagna, questa domanda spesso è nelle città, da parte di giovani che volentieri si trasferirebbero nelle aree interne, in montagna, per fare microimpresa nelle filiere tipiche di questi territori. C'è questa domanda, la ricerca ce l'ha detto, sì, ci sono i nuovi montanari, noi abbiamo voluto provare a testare, come si dice, sperimentare, c'è, abbiamo aperto uno sportello che si chiama Vado a vivere in montagna, l'abbiamo aperto nel centro di Torino, in via Maria Vittoria, presso Social Fair, che è un acceleratore che si occupa di imprese a impatto sociale, un pomeriggio la settimana, in 6 settimane abbiamo raccolto 70 domande, abbiamo dovuto chiuderlo. L'ho aperto io su mia iniziativa come presidente dell'Accademia delle Alte Terre, insieme a UNCEM, insieme al Collegio Carlo Alberto, insieme a Social Fair. Io non sono un assessore, no? Questa dovrebbe essere una politica, però abbiamo provato a costruire un prototipo, abbiamo raccolto 70 domande e poi abbiamo costruito una filiera di servizio con gli attori della finanza etica. Banca etica, quando abbiamo proposto loro il tema, hanno detto: questo è il nostro mercato, attenzione, questo è il nostro mercato, noi crediamo tantissimo in questa cosa, stiamo costruendo la filiera dei servizi, accompagnamento e accesso al credito. Presenteremo l'iniziativa il 24 maggio, a Torino al pomeriggio, dalle 2:30 alle 7, siete tutti invitati, ci sarà un reading anche di Paolo Cognetti, lo scrittore, vincitore del premio Strega alle 8 montagne, testimonianze di imprenditori insediati all'interno, i sindaci, ci sarà invitato anche Roberto Colombero, che verrà, vero? Sì? Ok, viene, mi ha detto di sì, davanti a tutti, quindi è promessa pubblica. Ok, quindi il problema del tempo, sì, i tempi sono importanti, però è emerso anche in una sessione di ieri, è importante il ritmo.
Non bisogna perdere il ritmo, i capitali privati possono, perché a volte sui tempi c'è poco da fare, i capitali privati ti danno il ritmo dello sviluppo locale, cioè riescono a tenere il ritmo con le aspettative, e come vi dicevo i capitali privati si mobilitano, la domanda di montagna c'è, la domanda di aree interne c'è, bisogna fare brokeraggio, e qui è lo stato innovatore, lo stato imprenditore di Mariana Mazzuccato, bisogna creare un mercato dove un mercato non c'è, non è un fallimento relativo, non è il mercato che non crea beni collettivi, manca il mercato. E quando il mercato manca, l'azione pubblica lo può creare. Brokeraggio tra aree interne e città, come il topo di campagna. Le aree interne devono andare in città, ma ci devono proprio andare fisicamente. Chissà a Torino, dei miei studenti del campo Einaudi, che la Valle in Valle Maira si sta programmando una strategia, che ci sono spazi. Pochi, quasi nessuno. Bisogna andare fisicamente nelle città, aprire degli sportelli per le aree interne in città, presso gli Informa Giovani, in sintonia con le Camere di Commercio, con gli attori forti della governance urbana, che hanno un interesse, perché vedono in queste aree uno sbocco di mercato, generato da due fattori, e qui chiudo, i desideri e le preferenze che sono cambiati, sviluppo sostenibile, autonomia, ma quello che è cambiato, questo lo sappiamo da anni, i valori post-materialisti, lo sappiamo da anni, quello che è cambiato negli ultimi anni è il costo opportunità, lasciare la città costa meno, la città offre poco a un giovane, mercati immobiliari asfittici, mercati del lavoro poco soddisfacenti, ambienti insalubri, c'è una domanda di aree interne, una domanda di montagna fatta di piccoli numeri ma che possono avere grandi impatti, una famiglia in una borgata è un tesoro e anche se costa tanto portarla può avere un grande impatto e vale la pena, sono soldi pubblici ben spesi che devono costruire una seconda gamba con i capitali privati, un po' più di lavoro per Sabino Lucatelli che ha così tanto tempo libero, ci dice sempre, quindi auguri. Grazie. Andiamo avanti con gli addetti ai lavori, tocca a Paolo Ammassari che è un dirigente del Ministero delle Politiche Agricole, uno degli uomini che molto probabilmente dalla prossima settimana dovrà garantirci la sovranità alimentare, qualunque cosa essa sia. No, magari è un'idea. Dottor Massari, 5 minuti. Grazie. Ma dunque, mi trovo un po' in imbarazzo perché dopo queste visioni così ampie ed evocative di far piombare di nuovo la platea sulla malinconica aridità delle procedure amministrative. Però, come dire, innanzitutto vi ringrazio chiaramente per la bellissima 2 giorni alla quale ho assistito e chiaramente il FEASR che noi al Ministero vediamo un po' dall'alto perché è una politica eminentemente regionale, ma noi abbiamo questo strumento che è la rete rurale, che è un programma che ci consente di intervenire in queste di strategie e quindi per velocizzare, ampliare la platea dei beneficiari, migliorare la programmazione sul territorio. E quindi il FEASR partecipa con circa il 22% come contributi alla strategia delle aree interne. E, direi, vorrei focalizzare su diciamo, alcuni elementi di ostacolo che dal punto di vista nostro verifichiamo sulla strategia delle aree interne e poi eventuali diciamo, elementi migliorativi e di rottura. 3 elementi sugli ostacoli, crisi nell'attuazione del FEASR, 1 sfasamento dei tempi e infine difficoltà nel portare a regime a compimento le sinergie necessarie. Primo punto, la crisi nell'attuazione. Allora, già come dire, la Commissione europea aveva manifestato dei dubbi sulla strategia delle aree interne già in fase di programmazione. Attualmente il FEASR sta al circa 19% della spesa della programmazione 2015, diciamo 2020. È una programmazione estremamente lenta e farraginosa e se noi vediamo poi gli interventi più complicati, quelli ad esempio parliamo dei GAL, lì l'attuazione è intorno al 2% della spesa. Questa è la situazione. E quindi perché? Cioè, perché ci sta questa, diciamo, viviamo questa situazione? Non è perché il FEASR è, come tutte le politiche pubbliche, un insieme di strategie che hanno, le conosciamo bene, di ripeterle, e poi un insieme di procedure. Ecco, l'impressione che abbiamo, che io ho dal mio punto di vista, è che la strategia del FEASR sia diventata la procedura.
Cioè, non è un paradosso, ma c'è una rigidità. C'è sempre stata la rigidità nella programmazione dello sviluppo rurale, ma la rigidità, la mancanza di flessibilità, di innovazione, di capacità di portare questi elementi nelle procedure FEASR, mai come questa programmazione mi sembra evidente. E qui perché? Allora, qui come quando un matrimonio entra in crisi e ci si domanda dov'è che abbiamo iniziato a smettere di parlarci, a smettere di avere dialogo, io mi domando dov'è che è iniziato a mancare il dialogo tra le esigenze del territorio e le procedure amministrative. Io come da burocrate del ministero, che quindi ha i polpaccioni che devono ricevere i calci di qui sopra, la mia impressione è nella struttura di controllo e monitoraggio che si è impalcata sopra i finanziamenti del FEAS. E cioè, noi abbiamo queste procedure di verificabilità e controllabilità delle misure previste dal regolamento, che sono diventate una sorta di ossessione, perché come funziona poi il monitoraggio di questi fondi? Che arrivano degli audit comunitari che ti dicono che certe procedure non sono particolarmente adeguate, non vanno bene, dove ti dicono per tutelare il bilancio comunitario, ci faccio fare la nota per non saperne leggere né scrivere, io questi finanziamenti te li taglio del 2, del 3, del 4, del 5% quando va bene. E quindi questo fa sì che il sistema di procedure e di controllo a livello nazionale diventi una piramide di carta, una piramide di procedure, di informatizzazione, veramente difficile da superare. Perché gli organismi pagatori, soggetti che fino ad oggi non sono stati evocati, ma vi assicuro che sono un elemento essenziale dello sviluppo rurale, sempre di più, si tutelano o provano a tutelarsi rispetto ad alcuni elementi che vengono fuori con queste strutture e procedure complicatissime. E quindi cosa è successo? È successo che gli organismi pagatori, tutto il sistema del FEAR si è concentrato, strette tra la necessità di verifica delle misure e tra l'N+3, perché bisogna i fondi del FEAS spenderli 3 anni dopo che l'hai impegnati, stretto tra questi due blocchi, il FEAS è andato a concentrarsi sulle misure di facile spesa. Questa è la realtà. Il FEAS spende sull'agrambiente, su investimenti semplici, non va a investire ora come ora, non va a spendere, non va a focalizzarsi sull'innovazione, sull'entusiasmo, sulle energie, qualcosa di innovativo. Spende tutto su quello che fa cassa. Questa è la situazione. E quindi questo è il problema. Tra l'altro, appunto, io mi domando per il futuro, visto che stiamo appunto a livelli di spesa del 19%, mi domando che valutazioni ex ante mai potremmo fare su una spesa che magari sarà del 20 o del 30%, cioè non c'è mai stato un caso di programmazioni così raccolte, non è mai capitato di doverci interessare della programmazione futura con questi livelli di spesa. Comunque, questo è sicuramente un primo problema, quindi il problema dell'ossessione procedurale per blindare una serie di elementi che dovrebbero rassicurare Bruxelles, ma che in realtà bloccano l'innovazione dal territorio. Il secondo elemento è lo sfasamento dei tempi tra i PSR e i bandi, i PSR in qualche modo e la SNAI. I PSR, bene o male, sono partiti con la loro struttura rigida, sovietica, di programmazione, e quindi chiaramente è difficile tener conto ora della SNAI che sta partendo adesso, quindi questo elemento deve essere ricollegato. E poi il problema è che chiaramente nell'interno delle strategie abbiamo più fondi e il rischio è quello di andare al passo del convoglio più lento, e cioè se un fondo ha le sue procedure lente è chiaro che questo blocca quelli che potrebbero andare più velocemente, quindi come i convogli della Seconda Guerra Mondiale stiamo là col mercantile che attraversa lentamente l'Atlantico. Questi sono un po' i limiti che si vedono. Quali potrebbero essere i punti di attacco?
Anzitutto un elemento molto forte è la presenza dei GAL, l'abbiamo visto, quando ci stanno dei GAL sul territorio, il territorio è in qualche modo più abituato all'innovazione, quindi vorrei sottolineare l'importanza diciamo del GAL, del leader per aumentare la progettualità, e questo lo vediamo anche nei comuni che fanno parte di questi e che devono progettare i loro interventi. E, sicuramente importante è venuto fuori l'aspetto dei bandi dedicati a territori specifici. Ecco, questo è un elemento molto importante, cioè cercare a livello di regionale di differenziare i bandi che vanno con quei determinati criteri numerici, statistici, obbligatori, e diciamo dei bandi invece più tarati sul territorio. Dobbiamo insistere molto a livello anche di rete per fare in modo che queste attività possano essere portate avanti. E passi avanti, invece passi per il futuro, a questo punto? Sì, passi per il futuro, sicuramente l'attività della rete si concentrerà nel prossimo biennio nel portare avanti, nel sostenere la strategia delle aree interne, cioè la parte dell'accesso alla terra che mi sembra particolarmente importante, quindi là dovremo concentrare un'attività di rete, per vedere che tipo di supporto dare alla progettualità locale, e poi la nuova programmazione qui, come dire, si parla di risultati per obiettivi, quindi teoricamente questo dovrebbe essere una cosa molto bella, cioè non più incasinarci con delle procedure amministrative così complesse, ma andare sul raggiungimento di obiettivi. Io però spero che qui non ci sia, come si dice a Roma, la sola, cioè io spero che non ci costringano a raggiungere obiettivi e contemporaneamente però a mantenere quella massa di procedure che adesso ci stanno in qualche modo avvelenando la vita e che quindi ci rendono complessa la cosa. Quindi se si ragiona in termini di obiettivi solo, bene, se invece si ragiona in termini di obiettivi e comunque controllo specifico di tutto quello che è fatto per raggiungere quell'obiettivo, allora è un segnale molto forte. Chi va a livello politico a negoziare tenga presente che i due pezzi non si possono sopportare. Grazie. Quindi la strategia è ripassare dagli obiettivi sola agli obiettivi solo. Vi faccio notare che avete applaudito un burocrate non eletto, spero che non sia un problema di coscienza per qualcuno di voi. E l'ultimo intervento, Alberto Versace dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, 5 minuti davvero, grazie. Velocissimo. Tanto perché avete chiamato SNAI una cosa che è una vera scommessa, è casuale? Scherzo ovviamente. Quello che è emerso in questi giorni e quello che è emerso nelle varie interlocuzioni che ho avuto con chi ha già sottoscritto l'accordo di programma quadro, fa venire in mente che per risolvere questi problemi bisogna che noi si produca assieme una sorta di piccolo manuale di che cosa si fa esattamente dopo aver firmato l'accordo di programma quadro. Questo non solo chi l'ha sottoscritto per ricevere i quattrini, ma anche chi l'ha sottoscritto e deve darli. Esattamente. Nell'ultimo incontro abbiamo avuto l'ottimo contributo della Regione Campania, che ha fatto una cosa molto semplice, la prima parte di un manuale, le linee guida. Poi la dottoressa Fanelli ha parlato della federazione proprio nel momento in cui si parlava di supporto. Adesso serve un accompagnamento molto mirato, perché quello che è evidente è che i sindaci non sono in condizioni, con le loro forze economiche, di sostenere l'impatto degli adempimenti che devono fare. Questo deve essere fatto ovviamente in coerenza con quanto stabilito dalla strategia. E questo è quello che faremo. Ringrazio molto le regioni che aveva citato l'onorevole Parolo, perché loro sono state le nostre cavie preferite per capire come far funzionare le cose. Quindi abbiamo avuto un aiuto notevole.
Quindi credo che i passaggi siano molto semplici, accompagnamento pratico, quasi un 118 per il sindaco che ha bisogno dell'intervento, e, ovviamente cercando di non dover fare diventare ogni singolo intervento una storia a sé, ma magari facendolo diventare una procedura. Chiudo con una notazione di colore. Credo che molte delle storie, inconsapevolmente ma realmente, che si vedono nella costruzione di questi incontri, nella formazione della strategia, siano in realtà delle piccole sceneggiature. E quindi credo che comunicativamente sarebbe, in maniera molto light, sarebbe divertente e interessante, ma importante, che questo diventasse un piccolo racconto audiovisivo, magari con l'aiuto di un servizio pubblico. Ringrazio Alberto Versace e ringrazio tutti quanti. Credo che non ci sia tempo per fare delle domande, ma nel momento successivo, che sarà la colazione, credo che i nostri ospiti siano a vostra disposizione. Io mi sono segnato tre punti che mi hanno colpito. Il primo è che finalmente l'attenzione generalizzata e diffusa alla diseguaglianza. Le diseguaglianze sono il male del nostro momento, le differenze che si ampliano fra chi ha e chi non ha, fra chi ha accesso alle cose e chi non ha accesso alle cose. E normalmente se c'è una volontà c'è una soluzione, quindi se siamo tutti consapevoli del problema delle disuguaglianze forse troveremo una soluzione. La seconda cosa sono i tempi vanno stretti, perché non si può continuare a parlare delle cose su problemi concreti senza avere dei tempi. Come voi sapete, la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro, ma è anche è fondata sull'alibi. Fra 5 anni qualcuno dirà è stata colpa del Ministero, molti diranno che è stata colpa dell'Europa, è stata colpa di quello, è stata colpa di quell'altro, ma forse ognuno di noi la mattina si deve guardare nello specchio e dire qual è la colpa mia e soprattutto che cosa avrei potuto fare. Questo porta al terzo punto che io mi sono segnato, cioè l'esigenza che voi vi parliate, il dialogo, il coordinamento, il confronto. Ho tanti amici sindaci, ho tanti conoscenti sindaci di partiti diversi che si guardano senza dire non mi interessa, dicendo non mi interessa il partito di quell'altro, perché l'obiettivo è questo. Quindi ripartire dalla base, ripartire da luoghi come questi. Noi sulla stampa la facciamo tutti i giorni, qui non so se c'è un'edicola, però c'è un'edicola? Benissimo, allora basta che arrivi un giornale. Arriva in ritardo, è comprensibile. Adesso con i droni. Niente, questa è l'occasione, mi è sembrato davvero un bel dibattito. Io vi ringrazio per la pazienza con cui ci avete ascoltato, ringrazio gli ospiti, ringrazio questo posto magnifico in cui sono finalmente riuscito a venire. Niente, buon appetito, siate felici, buon ritorno. Grazie. Io, scusate solo un attimo, perché io volevo invece ringraziare tutti voi, ringraziare perché avete dato un valore aggiunto a questa giornata con la vostra presenza. Il moderatore, il giornalista Zatterin, diceva parlatevi, noi ci stiamo parlando da 5 anni, noi, e uso noi, comunità delle aree interne, il problema non è parlarci. Fabrizio lo dice sempre, c'è molto più dialogo tra le Madonie e la Valmaira che non tra Palermo e Torino. Noi abbiamo bisogno che, visto che noi parliamo, qualcuno ascolti. E allora, ringraziandovi di cuore per essere venuti qui, vorrei ringraziare, non l'ho fatto ieri, lo faccio oggi, chi ha lavorato per far sì che anche tutto questo venisse in modo discreto, dalla regia allo streaming, a chi ha preparato, non so, ieri sera avete visto A Servire a Tavola, erano gli stessi che ci hanno fatto fare la visita alla centrale, quindi capite la nostra situazione, abbiamo dato il massimo per far sì che questa vostra presenza fosse non solo che vi portaste un ricordo positivo delle Valli Maira, delle Valle Grande, delle Valli Occitane, ma proprio per far crescere quella comunità che è la parte buona del paese Italia. E adesso, attenzione, forse riusciamo anche a vedere il video, quindi grazie a tutti e buon ritorno.